L'Avellino sarà di scena domenica al San Nicola. Stefania, come ci arriva il Bari di Auteri al match interno contro i biancoverdi di Braia? Il Bari ci arriva in una situazione abbastanza complicata perché il pareggio contro la Vibonese domenica ha complicato molto le cose nella rincorsa al primo posto, la Ternana che si allontana sempre di più e questo Bari che non riesce a recuperare punti. È un Bari che si troverà a dover fare i conti anche con tre squalificati, Montalto che è stato espulso dalla panchina e il giudice sportivo appunto gli ha dato 2 giorni. Quindi salterà sia domenica la partita contro l'Avellino sia contro il Palermo. Poi c'è Derisio e Sabbione per doppia munizione. Derisio invece era diffidato e sono 3 giocatori di fatto, tutti e 3 titolari, quindi che sono appunto un po' la spina dorsale di questa squadra, perché Montalto in attacco, Derisio a centrocampo, era uno dei giocatori fondamentali nel centrocampo di Mister Auteri insieme a Maita e Sabbione. In difesa praticamente Auteri non avrà cambi. San Nicola arriverà un Avellino, tra virgolette, rinfrancato. Cosa ti aspetti? È una partita molto complicata, è una partita che arriva in un momento complicato contro una squadra che sta facendo bene, perché l'Avellino è in un momento ottimale, ha messo anche in difficoltà la Ternana perché ha vinto all'ultimo minuto. Quindi io credo che questo Bari arrivi molto in affanno per quanto riguarda la partita di domenica.